sono presenti anche quelli che ho visto fuori, Sì, che sono molto. transitata con difficoltà per arrivare fino a qua, ce n'è davvero tantissima gente, devo dirti, Presidente della Commissione, che è significativo, permettetemi di dirlo, perché dall'inizio del mandato abbiamo iniziato con Sergio anche un percorso di formazione, nella realtà del Peppino del Bellunese, proprio perché ci siamo resi conto che alla luce di quello che stava avvenendo, soprattutto delle prospettive che potevano aprirsi, non tutte positivamente evidentemente per la provincia di Belluno, era il caso di prestare molta attenzione alle tensioni che ci sono e alle difficoltà di comprendere quale sia la previsione per quel territorio. E quando diciamo la previsione dobbiamo capire, come diceva giustamente il collega Pipitone, che dobbiamo garantire da una parte l'urgenza e l'emergenza in zone difficoltose e con scarsa capacità di collegamento con le altre realtà del Bellunese che conosco molto bene, dall'altra ancora le strutture ospedaliere fondamentali devono essere potenziate, certo, ridimensionate o peggio, progressivamente impoverite con quel meccanismo, diciamo, di impoverimento delle risorse umane che sappiamo essere uno degli strumenti purtroppo in mano alla politica per procedere. Posso dirvi questo, lo diceva giustamente Sergio, credo non avevo detto gli altri, quindi mi scuso per non essere stato presente e veramente termino subito perché non avendo ascoltato non riesco certamente a sapere se posso semplicemente produrre una duplicazione di idee. Però io vi dico, rispetto a quelle questioni che sono state sicuramente rappresentate da tutti voi, che io ho avuto modo di ascoltare nel Peppino, nel Bellunese, che so essere particolarmente a cuore sia di Guido Trento, che è presente, che ringrazio, e di Sergio Laron, c'è cioè un'attenzione che non è soltanto dei colleghi del Peppino. Perché devo dirlo, insomma, in commissione c'è stato su questo punto un'attenzione speciale, perché ci rendiamo conto tutti, insomma, che le questioni che riguardano questo territorio che è già fortemente, fortemente impoverito dal fatto di non riuscire ad essere, come dire, come dovrebbe, una cintura di trasmissione tra due aree, tra virgolette, ricche, quella che è il Trentino e quella che è il resto della pianura trevigiana, eccetera, nell'area del Veneto di pianura. E quindi il rischio reale è che davvero questo possa trasformarsi in ulteriore impoverimento. Quindi andare a garantire il sistema sociosanitario nella provincia di Belluno non è un fattore marginale, è un fattore sul quale, come dire, c'è un'attenzione speciale da parte sicuramente del gruppo del Partito Democratico, ma vi posso garantire non solo dei consiglieri che appartengono appunto all'area geografica che riguarda il Belluno. Quindi io credo che da questo punto di vista, e non per rasserenarvi e mandarvi a casa, con questa speranza che alla fine diventa illusione, ma con una speranza che diventa operatività. Noi abbiamo già fatto le nostre critiche, abbiamo intenzione di procedere anche con ulteriori incontri fitti per riuscire a rendere concreto un piano sociosanitario che obiettivamente delle lacune le ha e sono molto evidenti, e soprattutto non mette con chiarezza quale sarà la struttura della sanità italiana. Per noi è fondamentale che questo piano non diventi aria fritta, non resti territorio nel quale possa accadere di tutto, ma diventi uno strumento in cui nient'altro che può fare la politica e la dirigenza che esattamente adempiere a un compito e quindi, come dire, raggiungere lo scopo che ci si prefigge. Per cui vi prego di portare il saluto a tutta la delegazione che ho visto incredibilmente numerosa, davvero straordinaria la sensibilità di questi territori rispetto a questo tema, insomma è molto significativo, molto significativo. E insomma vi ringrazio anche per l'attenzione che continuate ad avere, cioè, che spero continuate ad avere, non lasciandoci mai soli su questo, insomma, ma andando a controllare tutto ciò che avviene sia quello che è. Prego, volevo per chiudere un po' la questione del sistema professionale, vi capisco due o tre cose. Dico, la prima questione è che le unità operative autonome e gli ospedali periferici sono fondamentali perché lì vale occupare il posto di unità operative autonome urbane se non c'è nessuno di prima di altro, ma prima cosa tenete presente, perché lì dare incentivo e quindi è meglio nominare i primari. La seconda questione, Cortina non costa più soldi perché è dimostrato che prima costava meno di quando è diventata privata, quindi non costa passando in tre parti alla
luce non costa assolutamente più soldi. Io vi posso dire una cosa per concludere. Noi abbiamo presentato questi emendamenti, sono completamente scritti. Noi riteniamo che i emendamenti là sono fondamentali per noi. Staremo in parte, se è possibile, certo siamo contenti, se non è certo faremo la nostra battaglia. Sì, no, e a volte riesce anche ad essere sintetico, a volte. Allora, sì, devo dire che il fatto di dover procedere mi inibisce un po' rispetto all'intervento fatto all'inizio, però io partirei da una considerazione legata all'intervento di Sergio Leon, cioè che nel suo intervento si risponde rispetto a una questione che ha sollevato quando dice c'è un'altra sede dove vengono discusse le schede e subito dopo dice gli interventi della maggioranza sono a titolo personale. Lui l'una, o esiste una regia o non esiste, per cui se esistesse una regia che discute le schede ci sarebbero atteggiamenti univoci per quanto riguarda gli interventi, quindi state al culo. Sì, insomma, allora voglio dire, il sospetto è legittimo. Quindi non sappiamo se siete confusi o se non sappiamo. O se siamo diabolici, ecco. Ecco, io credo che non sia né l'una né l'altra, perché è vera una terza affermazione di Leo, come dice il mio... Ecco, che è quella di dire che la discussione che sta avvenendo in commissione rispetto al piano è una discussione vera. E credo che su questo siamo tutti d'accordo, nel senso che ci sono delle opinioni che vengono portate avanti, che sono influenzate anche dal retaggio culturale e politico che ognuno ha, ma credo che del resto sia così. E se c'è qualcuno che è più legato ad aspetti gestionali, altri più ad aspetti partecipativi, non è che siano, che questo sia né uno scandalo e né un conflitto che è giusto che sia sviscerato. Però io in tre minuti volevo parlare proprio della provincia di Perù, poi sulla governance, tre anni, i direttori, centralizziamo, insomma, se avete voglia di seguire l'evoluzione del piano in commissione e poi in consiglio, credo possiate approfondirli e conoscere anche il dibattito. In provincia di Perù non ci sono sei presidi sanitari, ci sono due ospedali, che sono due ospedali che funzionano bene. E tra l'altro proprio l'altra sera a Feltre credo che quello che hanno detto pur a titolo personale gli amministratori del Primiero e alcuni amministratori di Valdobbiadene sia una certificazione che insomma non poteva certo essere parte di una cosa organizzata, per cui voglio dire. Su Belluno c'è qualche complessità in più, ma Belluno soffre la vicinanza con Treviso e il fatto che rispetto a Treviso a volte ha qualche difficoltà identitaria, questa è la realtà. Le scelte che si faranno saranno scelte fondamentali, ma fondamentali non per chi lavora in ospedale, ma fondamentali per i cittadini. Perché la decisione vera sarà quella se alcuni servizi è più conveniente andare a Treviso senza scandalo o se alcuni servizi possono essere di altissima qualità anche per loro. E questa è la decisione vera, ma fatta dell'interesse non di qualcosa di immateriale come può essere la dimensione provinciale, ma di chi abita, che non credo si sia mai sentito diverso uno che abita un metro più in qua o un metro più in là, l'abbiamo visto sul Primiero, insomma. Se c'è un'area, come dicevi tu prima Guido, dove dalla quale si afferisce all'ospedale, quell'area non conosce i confini della USL. E lo vediamo rispetto a delle mobilità che sono mobilità di tipo territoriale, ecco, per cui. Quindi su questi due ospedali, con le correzioni che sono da fare, migliorative, su un modello che funziona, io non ho mai sentito nessuno che fa delle proposte emendative
per le quali le caratteristiche di questi due ospedali debbano essere modificate. Gli altri quattro punti sono: uno è la moda, che dire che serve per la riabilitazione tutta la provincia di Belluno, insomma, secondo me servirà per la riabilitazione una parte della provincia di Treviso, perché sono curioso di capire come fanno quelli di Valdobbiadene ad andare a Motta. Tanto. Avete capito cosa voglio dire? Cioè, ci sono dei bacini di affluenza che sono naturali, voglio dire. Per cui io non so se magari a Belluno ci potrà essere anche un'altra struttura, perché no? Certamente il Damon ha un'identità e ha un bacino, per cui, voglio dire, quello è un dato certo. Il condivido a tutti. Noi aspettiamo questa risposta dall'assessore, ma anche una non risposta è per noi della Commissione una risposta. Nel senso che c'è una situazione che confligge con la buona gestione. Innanzitutto perché c'è un dato certo, cioè una perdita di 500.000 euro nella passata gestione, e questo è un dato indiscutibile, perché io parto dal presupposto che i bilanci siano veri finché non si dimostra che siano falsi. E poi ci sono una serie, spero che qualcuno sorride, è forse sbagliato dire che una cosa è vera finché non si dimostra che è falsa. Se uno deposita un bilancio in tribunale, perché dovremmo dubitare che quel bilancio sia vero? Cosa c'è di più vero, scusi? E cosa c'è di più comodo? Ma sa, forse abbiamo due opinioni diverse sulla verità, perché una struttura, quello è il bilancio che firma le revisioni dei conti, e per me, che non sono i revisori dei conti di quella struttura, che il bilancio è vero. Se lei ha delle notizie per cui quel bilancio è falso, dovrebbe rivolgersi alla Procura della Repubblica per segnalarlo, perché non è andato a parlare il falso bilancio. E quanto complicato è farlo? Per questo è più comodo. Allora, comunque, quello è un dato certo, la perdita di 500.000 euro. E poi c'è un percorso, uno di carattere amministrativo e uno di carattere penale, che non è concluso, ma che sicuramente non è un elemento che spinge ad avere fiducia in quella struttura. Ma anche in questo caso, come in quello precedente, se finché non sarà concluso, credo sia sbagliato. Si è sbagliato a formulare noi una sentenza. Se lei mi riesce a finire, forse non ho mai interrotto nessuno oggi. Allora, che cosa abbiamo discusso in commissione sul condivisa? Noi abbiamo detto che minimalmente va ridiscusso il management, perché un management che perde è evidentemente un management che fa perdere anche la regione per quota parte, e questo è un dato certo. Poi ci siamo interrogati su un'altra cosa, che è la prospettiva, e cioè noi riteniamo che il condivisa a punti possa servire il territorio nel quale è inserito, cioè il Cadore, però dovrebbe utilizzare meglio, e qui sul meglio si potrebbe discutere molto, sul fatto che si trova in un posto che ha una valenza di tipo internazionale. Cioè, non è possibile che il condivisa appunti sia uno strumento, è una struttura sanitaria che serve il territorio, perché sennò potrebbe essere da un'altra parte. Essendo lì, è un valore aggiunto che dobbiamo ottimizzare, portando non solo da altri territori, ma anche da altre regioni, anche da altri paesi. E questa è la prospettiva. Quello che noi abbiamo auspicato in commissione è che la dimensione internazionale di Cortina possa essere utilizzata a livello sanitario. Che in questo ci sia anche un servizio per il territorio, come dire, è inserito in un'economia di scala che è più grande. Pieve di Cadore e Agordo, io li vedo necessari per un elemento molto semplice, che è l'urgenza e l'emergenza, perché un intervento programmato può essere fatto da qualsiasi altra parte, non della provincia di Belluno, ma del mondo, e ognuno di noi quando ha bisogno di qualcosa giustamente si attrezza.
L'urgenza e l'emergenza si tratta di capire qual è la modalità certa per garantirla. Allora, per noi siamo dell'opinione che in quelle strutture ci debba essere un pronto soccorso. Pronto soccorso significa che accanto c'è neurologia, c'è cardiologia, c'è l'ortopedia e c'è la terapia intensiva. Questi sono gli elementi che sono necessari per garantire un pronto soccorso. Partendo da questo presupposto, vediamo le condizioni per realizzarlo. Sulla quota del 25%, poi ho concluso sul serio. Io sono dell'avviso che quella condizione di parità rispetto alla salute che debbono avere tutti i cittadini non possa essere calcolata con una percentuale, perché quando si fa una percentuale non è mai chiaro chi ci ha rimesso e chi ci ha guadagnato, perché la percentuale nasconde sempre atti di furbizia, secondo la mia opinione. Allora io dico, quanto costa avere un'ambulanza medicalizzata in una valle con un anestesista o un infermiere? Quanto costa? X. Allora, se si ritiene che l'unico modo per garantire a quei cittadini l'urgenza e l'emergenza attraverso un'ambulanza medicalizzata con un medico e un paramedico, se costa X, va pagato X. Questo è, e questo, come dire, è un principio che permette anche di affrontare situazioni come quella che indicava Guido. Adesso io non voglio criminalizzare il Cussolengo, che soffre anche del fatto di avere il 50% del privato concentrato in un'unica borsa. Però voglio dire, se noi partiamo non da rendite di posizione, che sono percentuali che non sono analitiche, a prescindere che siano premianti o penalizzanti per un territorio, noi possiamo ragionare su criteri di equità che evidentemente vanno applicati dappertutto. Tenendo conto poi quello che citava prima Dario, quello che abbiamo inserito, e qui mi permetto di ricordare a tutti che il piano sociosanitario è una legge, non è una delibera attuativa, quindi la legge indica quelli che sono gli obiettivi e quelli che sono i principi dai quali questi obiettivi si ispirano. Quindi parli della frase pagina 9. Certo, di quella frase che parla di due elementi che sono molto chiari e sono evidenti perché si staccano dal resto della regione, che sono la specificità della provincia di Belluno. È difficile non sentirlo. Penso che a questo pregio vuol dire che si torna subito là. No, nessun problema. Qui la dovremmo potenziare. E l'unicità della città di Venezia. Allora, voglio dire, su questo, se questa è l'intenzione, il principio, l'obiettivo, il principio dal quale si ispira, è proprio che sono due realtà diverse da tutte le altre. Su questo il confronto, lo dico io che sarà continuo, e sarà continuo perché, ripeto, come credo abbiamo condiviso tutti quanti, non essendoci egoismi di tipo elettorale personale sulla discussione che stiamo facendo sul piano, alla fine forse faremo un piano che sarà perfettibile, sicuramente però sarà un piano che non è frutto di una compravendita elettorale fra territori o fra persone. Ripeto, quando si fa si sbaglia, ma per paura di sbagliare sono 16 anni che non si fa. Quindi ritengo che comunque quello che si sta per fare sia un'assunzione di responsabilità. Criticabile nei risultati, ne sono certo che sarà criticabile, ma se il prezzo per non essere criticati è quello di non fare o usare dei surrogati, credo che questa commissione non sia in questa opinione. Grazie e complimenti per il movimento che avete creato.